Siamo in diretta, ok? Buonasera a tutti gli amici del basket catanese. Benvenuti alla settima diretta, giusto? Confermate, settima diretta, perfetto. Io sono Alessandro Randazzo, con me Roberto Quartarone Buonasera a tutti. Buonasera. e Gaetano Gorgone. Oggi avremo al solito tre ospiti molto importanti. Iniziamo, direi, subito col primo, Rob. Facciamo entrare Giorgio Bonanno, allenatore della Drano Basket. Buonasera, Giorgio. Buonasera a tutti ragazzi, dove sono i rulli di tamburo? Stiamo procurando sigle, basi, tamburi. Piano piano Effetti sonori. ci stiamo Grazie mille aggiornando. dell'invito, ragazzi. Grazie mille. Grazie a te per essere venuto. Io direi di partire subito con una breve presentazione, Rob. Facciamo la scheda di Giorgio Bonanno, allenatore, classe 83, nato a Mazara del Vallo, con la squadra della sua città è riuscito a ottenere il miglior risultato storico, la Serie C, anzi DNC all'epoca, i playoff. Ha allenato anche il Green Palermo in Serie C Silver, la prima annata di Serie C Silver, sfiorando anche gli scali di promozione, e si è dato l'anno 2018. Cosa c'è da aggiungere a questa scheda? Cosa c'è da aggiungere a questa spec scheda? Il mio primo anno sicuramente nel settore giovanile del Trapani, il fatto che prima di essere al Green ero a Santeramo in Puglia, Santeramo in Colle in Puglia, e dopo 3 mesi ho avuto l'offerta del Green. Ringrazio sempre il mitico direttore sportivo Roberto Ficarra, che non ci ha pensato un attimo a farmi andare a prendere questa bella occasione, e quindi ho interrotto il mio rapporto lavorativo per andare a fare l'esperienza al Green. Poi 2 anni fantastici nel settore giovanile della Retusa Basket, prima di Adrano, peggio di Arles. E sicuramente una vita passata nei campi di pallacanestro con mio padre, questo qua. Sì, un bel curriculum, wow, dobbiamo dire. Ti hai Grazie, grazie. scordato qualcosa? Sì. Allora, iniziamo Questo è il una mio domanda. tredicesimo anno da allenatore. Dodicesimo? Tredicesimo. Tredicesimo anno da allenatore. E quindi partiamo da questa stagione qui che si è bloccata. Quindi, intanto come sta andando? Prima di entrare più nel particolare, nel tecnico, come sta andando questo periodo? Fortunatamente, diciamo, dalle nostre parti qua a Mazara del Vallo, pochissimi casi Covid, solamente 4. In generale mi reputo fortunato perché a casa ho tutti i comfort, sto bene, e quindi, diciamo, sono dispiaciuto per la situazione in generale. È la cosa che veramente mi tocca sono le morti, ok? La morte di persone che stanno facendo veramente la storia di questo brutto periodo. E quindi spero veramente che al più presto si trovi un vaccino, perché penso che alla fine è solo quello che riuscirà a farci uscire da questa situazione, al di là dei comportamenti umani che possono essere più o meno corretti. Penso che solo il vaccino riuscirà a farci uscire da questa situazione. Sì, questo è un pensiero comune. Robby, Sì, prima allora, domanda. quest'anno è stato abbastanza difficile per quanto riguarda Adrano Basket, che per lunga parte della stagione è stato in fondo alla classifica, però vorrei partire dalla stagione scorsa, in cui comunque hai raggiunto un ottimo risultato, appunto, non all'esordio, ma al ritorno di Adrano appunto in Serie C, sfiorando anche l'accesso ai playoff. Come l'hai visto il tuo primo anno e poi come l'hai visto il secondo anno? Ma intanto venivo da 2 anni di settore giovanile e mi mancava maledettamente, mancavano le prime squadre maledettamente. A me piace avere a che fare con i giovani tanti, infatti in ogni società chiedo sempre di allenare almeno un under 13, perché proprio mi piace insegnare la pallacanestro, mi piace avere a che fare con le basi, quello che puoi dare realmente umanamente a questa fascia d'età, che per me è molto importante. Il primo anno a Drano è stato fantastico. Intanto non vedevo l'ora di confrontarmi con una piazza così calda, perché a Drano è veramente una piazza calda. Il calore dei tifosi, quella tensostruttura è qualcosa che veramente ti fa venire i brividi. Io non vedevo l'ora di fare quel tragitto da casa alla Tenso, perché
quel solo pensiero lì mi dava veramente sì, un'emozione clamorosa. I ragazzi dell'Armata sono fantastici, però in generale tutto l'ambiente è un bell'ambiente, molto sano, molto genuino. L'anno scorso abbiamo fatto un inizio veramente fuori da ogni previsione, abbiamo fatto veramente bene. Poi di punto in bianco, diciamo, il giocatore che sicuramente ci dava un'arma in più ha deciso di lasciarci, e diciamo abbiamo proseguito il nostro cammino alla fine molto dignitosamente, perché ricordo sempre che Adriano è una piazza fondamentalmente fatta di ragazzi che lavorano, non professionisti, gente veramente che dà l'anima, e quindi penso che soprattutto l'anno scorso abbiamo fatto veramente veramente bene. Sì. Io infatti vorrei collegarmi a questa domanda proprio per fare un'analisi su, ci chiedono come hai trovato Adriano al suo arrivo e cosa è diventato adesso. PS, sei il numero uno coach, giusto? Ed è scomparso. L'abbiamo perso. Sì, sì. Sì. Ci siete? Ci siamo. Sì. La domanda... Io non vi sento. Aia. C'è un piccolo problema. Non ti sento. Ok. Allora, coach... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì. Esco e rientro. Ok. Va bene. Diciamo la classica frase, il bello della diretta. Proviamo adesso a riaccogliere Giorgio fra di noi, un attimo solo. Proviamo a riaccogliere Giorgio, se no parliamo delle nostre magliette. Ora vi sento. Ok. Ora vi sento. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, come l'ho trovata? Sicuramente Enrico Famà, aveva iniziato un lavoro fantastico nel settore giovanile. Si vede la sua mano di persona competente e vogliosa di far bene. Quello che ho dovuto fare è stato molto semplice, cioè ho messo le mie competenze al servizio di una società che ha ambizione di crescita, crescita a 360 gradi. Loro coinvolgono molto, diciamo, tutto ciò che è la città, perché veramente è una cosa che fanno per il sociale. Loro adorano, è una società che veramente vive per dare, diciamo, un futuro e anche una cosa diversa ai ragazzi. Il nostro settore giovanile è molto grande. Penso che ho portato la mia, diciamo, professionalità, la mia esperienza. Magari abbiamo strutturato un po' più il settore giovanile e cercando di fare dei gruppi più omogenei, più qualitativi. Naturalmente lavoro che si dovrà vedere nel corso degli anni, non certo in uno o due. Però ho trovato già una società, diciamo, pronta al passo avanti. Poi la fortuna di lavorare in un posto che tu puoi gestire dalla mattina alla sera ti aiuta, perché la Tenso Struttura, essendo in gestione della società per 5 anni, ci permette di lavorare veramente bene. Noi dalle 2:30 alle 10:30 siamo là, quindi è veramente, puoi fare differenziato, una, puoi fare una cosa in più rispetto ad altri. Certo. Sì. Gaetano, una domanda per Giorgio Bonanno. Coach, prima ha citato il calore della piazza di Adrano. Io volevo chiederle in particolare quanto sposta l'Armata bianconera in termini di risultati. Un buon 40%. Mi spiego. Ci sono momenti della partita dove il loro calore porta determinati giocatori a dare più di quello che in realtà potrebbero dare, perché è un contesto anche molto familiare, dove percepisci il fatto che le persone giocano veramente per l'amore della città. E quindi quando la Tenso si infiamma, e sarebbe una bugia, inutile negarlo, che determinati giocatori riescono a rendere 30-40% in più. E quindi è sicuramente determinante. Certo, anche una questione di avversari. A me è capitato di giocare alla Tenso Struttura, cioè magari a questo livello under che non sono abituati a giocare davanti a tanta gente, trovarsi di fronte a tantissimo pubblico è un po' complicato.
Sì, anche perché mi è capitato anche in partita under 14 avere la tenso quasi piena e gente che esulta, balla e si diverte, perché ripeto, quella è veramente una festa della città ogni partita. E soprattutto per ragazzini piccoli, magari può essere una novità. Però sai, questo secondo me è quello che manca in tanti altri posti, che magari hanno più Sì. cultura pura cestistica, ma non hanno questo affetto. E quindi ci vorrebbe molto più calore da parte dell'esterno, anche per la società, perché poi è tutto un indotto, un insieme. Certo, ma infatti io paragono l'armata bianconera alle tifoserie di Serie A, cioè c'è un coinvolgimento totale, secondo me, della tifoseria, l'abbiamo visto in molte partite. Sì, Comunque, indubbiamente. Coach, ci chiedono qua in molti domande sul suo futuro. Resterai ad Adrano? Ritornerà ad allenare l'Adrano Basket? Cosa dobbiamo rispondere a queste persone? Bella, bella domanda, nel senso, come giusto che sia, penso che al momento la cosa più importante sia stata fermarsi a 360 gradi, no? Onestamente, ho preso questo mese io personalmente per staccare da tutto, perché poi sono una persona che nel momento in cui stacca riesce a elaborare meglio le informazioni e quindi non ci ho pensato più di tanto. Il mio contratto è scadenza. Quindi bisogna capire insieme alla società se ci sarà la voglia di collaborare, di continuare insieme. Io personalmente mi sono dato benissimo, penso che in 2 anni c'è stato un buon lavoro dietro. Vediamo come si evolve la situazione. Diciamo, del domani non c'è certezza, no? Al momento non ve lo so dire. Vabbè, Vabbè. grazie. Una battuta e un aneddoto: quest'anno Giorgio si è tornato anche in campo come l'anno scorso. Hai fatto una partita campione amatoriale e hai fatto vedere quanto bravo sei come playmaker anche a livello amatoriale. Quindi, coach, fui al campo in Serie C quando giochi in campo. Comunque ti fai vedere come bel play, giusto? Allora, io faccio una partita l'anno, ok? Non gioco fondamentalmente, non tocco il pallone. E lo faccio solo per divertirmi con facendomi allenare da Mauro Bascetta, vedi un poco che dove siamo arrivati. Personalmente penso che il ruolo del playmaker è il ruolo più importante, è la dimostrazione anche in questi 2 anni di Serie C. Se voi ci fate caso, le squadre che poi hanno vinto il campionato sono state quelle con i playmaker determinanti. Se vi faccio l'idea, l'anno scorso Barcellona ha segnato una squadra, ma nel momento in cui prende Mancasola, cambia. Torrenova era Da signora Romulo. squadra. Nel momento in cui piglia Gullo, che ho allenato per 3 anni e quindi conosco molto bene, cambia. E quest'anno, ad esempio, Barcellona, con l'arrivo poi di nuovo Mancasola, avrebbe dato il filo da torcere. Quindi questo è un ruolo che, diciamo, mi appartiene, l'ho sempre fatto con dedizione. Personalmente poi a me piaceva passare la palla. E difendere, non fare altre cose. Quindi io per i playmaker ho sicuramente un debole, ma ce ne sono pochi in realtà. È una merce rara che è in via d'estinzione. Ma quindi direbbe che Adrano con Giorgio Buonanno playmaker cambierebbe. No, 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 assolutamente no. Sono buono giusto per fare una partita l'anno in promozione, ma dopo 3 minuti È ero già finita. di là che di qua. Capiamo anche questa. Va bene. No, Comunque, Gabriele, ascolta. avete altre domande o finisco con la provocazione finale? Vai. No, no, vai. Allora, ci chiedono Watley o Abdullah Fitz? A Fitz è un giocatore più completo. Fitz è un giocatore che potrebbe stare in altre categorie, perché è realmente un giocatore che sposta gli equilibri riuscendo a fare più cose, e soprattutto è anche lui mentalmente un atleta pazzesco. Un atleta pazzesco. Quello che gli accomuna è sicuramente un'intensità lavorativa, una dedizione in campo, ma Fitz ha
oltre al fatto che è molto più giovane, ha sicuramente molto più qualità. Grazie coach. Grazie mille Giorgio. Ciao, ciao Gabriele, vi incrociate. Come incrociare gli ospiti. Ciao Gabriele. Salutatemi Gabriele, Laria. Ciao ragazzi. Ciao coach. Grande Gabri. Va bene coach, grazie. Bene, 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 mi sento un po' male, però bene, bene, grazie. Bella barba, Ciao, ciao, Gioco, grazie. Ciao, ciao ragazzi, grazie ancora, ciao ciao. Buonasera. E allora diamo il benvenuto a Gabriele Vitale. Ciao Gabriele. Ciao ragazzi. Mi sento un po' male. Perfetto. Sì, tratti, l'inizio giusto. Aspetta che forse vi sento. Okay. Vediamo, provate a parlare. Ci siamo. Ci senti? Okay. Sì, ora sì, ora sì. Ok, è un po' ritardato l'audio. Ok, allora passiamo la parola a Rob per la presentazione. Sicuramente sì. Gabriele Vitale, classe 85, playmaker, scuola San Luigi. Hai vissuto le tue annate importanti in Serie C nazionale con Gela, con la C-Basket, con Siracusa anche. Diciamo, hai ottenuto anche dei buoni risultati, soprattutto ad Adrano. Negli ultimi anni hai fatto un pochino il girovago, sei reduce da un ritorno a San Luigi dopo appunto tanti anni di girovagare e stavi sfiorando l'accesso ai playoff in Serie D quest'anno. C'è qualcosa da aggiungere? No, vabbè, hai detto più o meno tutto tu. C'è una stagione da aggiungere, a due stagioni importanti per me a Giarre, che sono, diciamo, racchiudono per me un momento particolare, un momento dove ho fatto un'altra famiglia. Io dico sempre, le società nella quale mi sono trovato meglio sono, in ordine, sono Adrano, che è stata la mia prima famiglia, mi ha avviato e mi ha dato la possibilità di farmi una C2 da, diciamo, protagonista, ma poi fare il salto in C1. Poi ho conosciuto Gela, la città di Gela, in cui praticamente ho trovato delle persone meravigliose, ho vissuto là per un anno e che se ne dica sono stato da Dio, perché sono stato veramente benissimo sia in campo ma soprattutto fuori dal campo. E poi ho trovato ovviamente il San Luigi, che è la mia società, quella non la do per scontato, e poi ovviamente Giarre, che ha chiuso un po' il cerchio, dove non c'è poco da dire, un'altra famiglia, ho conosciuto un sacco di amici, persone spettacolari, una famiglia prima che una squadra, ecco, però. E poi a San Luigi la parte finale, insomma. E siamo qua. E allora ti chiedo subito, visto che hai fatto, diciamo, un elenco generale, chi è il tuo compagno di squadra preferito tra tutti quelli che hai avuto, se ce n'è uno? Allora, guarda, ne ho compagni di squadra tanti, ti posso dire, però sarebbe troppo facile dirti quelli ultimi, perché ho un rapporto speciale con, per dirti, Riccardo Arcidiacono, Alberto Mazzo, Gianfranco, cioè tanti ne ho, ma anche passati. Però se ti devo dire una persona che mi è rimasta particolarmente, è un ex giocatore, e il suo nome, Salvo, cognome Duscio. Che sicuramente ritorna, infatti, ecco, io Salvo Duscio per me è stata una scoperta incredibile. Gli anni di Adrano sono stati assurdi. Una persona che da giocatore ho sempre odiato, ma poi in campo ho amato. A proposito di Adrano, ho sentito prima coach Bonanno che parlava dell'armata bianconera. Duscio era uno dei più amati dall'armata, ovviamente bianconera. Un giocatore che auguro sempre che augura a chiunque di, purtroppo ora non gioca più, però augurava a chiunque di avere in squadra. Ti fanno una domanda qua in diretta. Ti ho fatto una domanda in diretta, se ti ricordi il coro "Ce l'abbiamo noi il fenomeno". Ma è come dimenticarlo. Mi hanno guarda Adrano, avrei fatto carte false per tornare ad Adrano, nel senso, giocare ad Adrano è qui si parla di categorie ovviamente non altissime, però Adrano ti dà quella sensazione di giocare
a livelli importanti, a livelli, ecco, ti fa un po' fantasticare, ti dà quella sensazione di essere un po', ecco, l'idolo, no? E loro avevano noi tutti come idoli, diciamo, quando io sono entrato in C1, ma anche in C2, e loro mi hanno fatto fantasticare, mi hanno fatto innamorare ancora di più di questo sport. Io Adrano, ti ripeto, avrei fatto carte false per tornarci, perché è un ambiente pazzesco. Questo coro lo ricordo benissimo, non lo dimenticherò mai, perché, ripeto, mi ha fatto sognare parecchie volte, mi ha dato delle emozioni che non ho mai più vissuto in altre società, perché questo pubblico è difficile che lo troviamo in altre realtà, ovviamente, di queste categorie. Ma come faceva il coro? Però fantastico. Allora, esattamente faceva così: oh, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, il fenomeno. Vabbè, ma diciamo che loro, poi, questo coro stesso l'hanno ovviamente ribattezzato ad altre persone, però fa niente. In quel In quegli momento eri tu. anni è nato lì, e in quel momento sì, me lo sono preso tutto, e niente, ce n'erano tanti altri ovviamente per tutti gli altri. Però no, belle, belle emozioni, veramente, stupendo, davvero. Va bene, Robby. Va Piacere ricordare. Sì, no, volevo chiedere la domanda da Gaetano, poi dopo ci penso io a fare un'altra domanda. bene, Gaetano. Ciao Allora, Gaetano! io Ciao, spero scusami, ciao. che non mi stia ascoltando, beh, altrimenti quando torno saranno tanti dolori. Però quanto è difficile fare il playmaker di Vittorio Mazzerbo? Guarda, ti dirò, pensavo peggio. Quest'anno abbiamo trovato la quadra con un po' di ritardo, però no, poi ti dirò, tutto sommato, beh, devo dire che è bruttissimo, è impossibile, però no, no, però è davvero, è piacevole, è piacevole. All'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, il tempo che ci siamo conosciuti un po' meglio, e poi è stato veramente bello, bello, perché Vittorio, che era un piacere penetrare, scaricare magari, o passargli la palla. Quindi no, no, devo dirti bello, piacevole, davvero. Qua ci dicono che sei stato ad una mano sinistra da poter essere come Pozzecco. Che ne pensi? Chi è questo pazzo? È il Questa pazzo del bestemmia, cioè, Basket sì. No, no, Anonimo. vabbè, non la commento, perché, beh, se la Non devo c'era la commentare per proprietà. scherzare, però figurati. No, magari, Dio, guarda, magari, no, magari. Vai, Robby. Sì, allora, tu, dal punto di vista di giocatore, sappiamo che sei un play dalla visione di gioco, che hai tanti punti nelle mani, eccetera, eccetera, ma credo che la tua caratteristica più interessante sia che sei un giocatore emozionale, diciamo che sei uno di quei giocatori che un po' fanno incanalare il tifo verso la squadra, diciamo che creano emozioni al pubblico. E cosa ne pensi da questo punto di vista? Sei d'accordo con me oppure non è vero? Sì, perché per me lo sport è gioia, è divertimento. Poi quando io vedo delle persone che si, ripeto, qui parliamo sempre di ambienti, di categorie ovviamente ristrette, però quando siamo in campo tutti ci dimentichiamo dove siamo, cioè dimentichiamo che magari, guarda, riparlo, potrebbe essere anche in prima divisione, in promozione, in qualsiasi categoria. Non c'è cosa più bella di vedere le persone che comunque ti danno qualcosa mentre sei in campo, e quindi a me piace rendere partecipe, essere un tutt'uno. Vedere delle persone che sono lì magari a vedersi la partita e magari fanno anche un po' ti sostengono. A me piace, ecco, entrare in sintonia con loro. Io purtroppo ho questo carattere, mi piace, mi gaso facilmente da questo punto di vista, e quindi sì, assolutamente mi rispecchio con quello che hai detto. Per me è tutta una festa, è tutto un gioco, e quindi mi piace, ecco, entrare A proposito di questo, un aneddoto minors per te. La tua migliore stagione a livello di, diciamo, di cifre statistiche è stata quella a Mascali con Coach Cimino quando hai vinto la prima divisione. Sì. Ricordo male? Sì. Non le seguivo, ecco, queste statistiche della prima divisione, però sì, sicuramente è stata un'annata ovviamente importante, perché comunque io avevo deciso di dare un po' un taglio alla pallacanestro, dato priorità a altre cose,
però è stato importante perché mi ha fatto comunque riscoprire che io in fondo questo sport fondamentalmente lo amo, lo amavo e lo amo tuttora. Quindi no, vabbè, importante quella stagione, una stagione ovviamente fatta di una pallacanestro molto più rilassante, diciamo, senza stress. Per carità, stress non ne dà la pallacanestro, lo sai, prima di una partita magari uno un po'... In alcune categorie, per forza di cose, hai un po' di pressione, di tensioni, cosa che ovviamente in prima divisione non succedeva. Prima categoria, e riferimento al fatto che ho fatto anche calcio, amici. Vabbè, Gaetano, hai altre domande? No, vabbè, così dai. Faccio entrare Italia. No, io ho l'ultima domanda. Vai. Sì, ci chiedono se hai qualche rimpianto. Sì, sembrerò un po' presuntuoso e un po' e poco modesto, però l'anno, il mio più grande rimpianto è quello di non essermi fatto la serie B2 a Catania, perché sono stato insieme ad altre persone, sono stato diciamo, svolto delle sessioni di allenamento con l'allora coach Francesco Anselmo. Anche lo stesso Genovese, ho sostenuto una settimana di allenamenti tra Palagalermo e San Luigi. Credevo di arrivare a calcare il parquet della B2, il campionato della B2, seppur da ovviamente decimo, dodicesimo, undicesimo, l'anno in cui c'era soprattutto Anselmo, perché mi chiamò a casa, insomma, ero convinto di siccome quell'anno comunque lo chiama, non mi ricordo ora Virauto, non so come si chiamasse, era una squadra fatta da tanti giovani, beh, probabilmente magari mi hanno bloccato e mi... Siccome ho sostenuto la settimana di allenamenti, io credevo di potercela fare, invece poi hanno giustamente optato per altre, hanno fatto altre scelte, però diciamo che ho sognato un po', ecco, di poter accedere alla Serie B, che è il mio più grande rimpianto. Però ovviamente limiti fisici, limiti atletici, limiti tecnici, tante altre cose, poi non mi hanno permesso di farlo, però vabbè, mi è contento di una Serie C che mi ha regalato tante gioie, assolutamente. Fa entrare Ilario, vai. Grazie. Gabri, Ciccio Romeo sta facendo tessere i tuoi lodi, poi senti Ciccio Romeo perché ha scritto tante cose per te. Ah, grazie. Ciao, ciao Ciccio, un abbraccio a Ciccio se mi sente, se mi vede. Anzi, sì. Ciao Ilario, ti facciamo entrare in diretta. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Allora, possiamo salutare Va Gabriele bene, ragazzi. Vitale. Grazie, 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 è stato un piacere vedere e parlare di basket. Grazie, buon pomeriggio. Ciao. E allora diamo il benvenuto a Ilaria Milazzo, direi di presentare direttamente, vai Roberto. Sì, Ilaria, intanto scusa l'attesa, playmaker classe 94, giochi in Serie A a Torino, sei il capitano appunto di Torino, hai giocato anche un mezzo di ruolo appunto in Serie A. Hai vinto lo stretto nel 15 con la Lazio a Catania ormai più di 10 anni fa, quasi 12 anni fa. Sei stato anche nel giro delle nazioni giovanili, quindi una carriera di tutto rispetto per te. Ci scordiamo qualcosa? Tutto, tutto giusto. Ho partecipato giusto a degli europei con le nazionali. Perfetto. Okay. Molto aggiornati. Vediamo se riesco a far vedere anche un breve video. Intanto Alessandro puoi fare la prima domanda. Sì. No, io ho la domanda più simpatica, quindi direi di passare la palla a Gaetano. Sì, io volevo chiederti, ormai è un po' di anni che sei a Torino, sei il capitano, e volevo chiederti se è un po' diventata la tua seconda casa. Sì, abbastanza. Vabbè, mi sono ambientata da subito, mi sono sempre trovata molto bene. È una bella città, Torino mi ha accolta, devo dire bene. Da qui a dire che sia una seconda casa, boh, forse è una parola troppo grossa, però sicuramente ho degli affetti importanti lì, ho conosciuto delle persone bravissime, e mi porterò nel cuore tanti ricordi sia insomma di quello che è la pallacanestro che di quello che è un po' il contorno. Quindi certo, sicuramente un bel posto dove ho trascorso 3 anni veramente belli.
Nel frattempo abbiamo abbiamo visto. visto. Vai. Dove avete pescato questo video? Oh. Bello, veramente. Dal mio archivio, alcune partite un po' antiche, diciamo. Questa qua, appunto, era la finale dell'Europeo Under 20 di qualche anno fa. Quindi, se vuoi, vorrei chiedere qualche ricordo di quel periodo. Sì, era la finale, non ricordo di quale anno, però 2014. abbiamo perso, sì. 13. 13, sì, era la finale contro la Spagna che abbiamo perso di 10-15 punti e agli d'argento. No, molto bella, in Turchia se non sbaglio, in quel palazzetto enorme. Sì, bei ricordi. Poi l'anno Ok, dopo abbiamo preso la medaglia di bronzo a Udine, tra l'altro, nucleo sempre giovanile medaglia. di quella Spagna che poi ha vinto l'Europeo maggiore l'anno scorso. Sì, gran parte di quelle lì, no, gran parte, alcune di quelle lì, se non sbaglio, facevano parte della nazionale dell'anno scorso, ma la Spagna è sempre stata comunque ai primi posti, sia nazionali giovanili, vabbè, soprattutto nazionale A, però nazionali giovanili sempre, Assolutamente. Spagna o Francia erano queste. Assolutamente. Ilaria, qua abbiamo qualche curiosità. Cosa ti ha spinto a fare pallacanestro e a che età hai iniziato più o meno? Ho iniziato a 8 anni, solo ed esclusivamente perché mia sorella giocava, quindi essendo più grande di me, io per fare quello che faceva lei, ho iniziato a fare pallacanestro perché prima giocavo a calcio. Il calcio è stato il mio grande amore da sempre. Infatti ho giocato dai 4 agli 11 anni a calcio. Poi, non essendoci una squadra femminile nella mia zona, ho dovuto scegliere. E quindi ho scelto di continuare a giocare a pallacanestro, ma se ci fosse stata una squadra femminile io avrei continuato a giocare a calcio, questo Ah, sicuro. perfetto, abbiamo una dichiarazione Ah. forte. Poi Importante. vabbè, ho amato e amo la pallacanestro, però Però il calcio. forse doveva andare così, doveva andare Sì. così. Robby. Sì, tu parli anche di tua sorella, ti volevo chiedere anche qualche parola su tua sorella che ha una storia molto particolare, vuoi raccontarla tu? Sì, Speriamo. beh, mia sorella è stata anche lei una campionessa di pallacanestro, ha esordito in Serie A1 a giovanissima, aveva 15 anni, poi vabbè, ha giocato in Serie A1, ha fatto parte anche lei delle nazionali, ha partecipato a 3 europei con nazionale under 18, under 20, poi ha anche iniziato a studiare medicina e poi insomma a circa 22 anni, 23 anni, ha smesso di giocare a pallacanestro, ha lasciato tutto per entrare in monastero e ha iniziato il percorso che adesso l'ha portata a diventare una suora di clausura. Una scelta molto particolare, radicale per un periodo come quello. Sì, molto speciale, devo dire, per una persona, come lei, che è molto speciale, quindi molto, una scelta veramente importante. Prima c'era la competizione, quindi con questa sorella più grande di quanto. È di 3 anni. Ma Ah. competizione non tanto, perché alla fine siamo sempre state molto unite, molto legate, quindi non c'è mai stata competizione su chi fosse più brava, assolutamente. Ma anche Abbiamo sana anche giocato competizione, insieme. diciamo. Forse sì, avevamo anche lo stesso ruolo, tra l'altro, poi con caratteristiche diverse. Questo sicuro, però da lei ho appreso il sacrificio, l'impegno. Lei si allenava tantissimo, andava sempre in palestra. Io mi ricordo, la ammiravo in questo e a volte mi meravigliavo, mi stupivo e la prendevo anche in giro di quanto tempo passasse in palestra. Poi, dopo qualche anno, io facevo le stesse cose sue e proprio ho appreso che lei faceva tutto questo per amore, per passione della pallacanestro. Questo è una cosa che mi porterò sempre dentro. Bell'insegnamento. Gaetano, hai altre domande? No, io volevo chiedere sempre, non per parlare sempre di tua sorella, però questo fatto che tu dicevi del sacrificio che metteva in palestra può un po' combaciare con la scelta che ha fatto. Sicuramente, perché lasciare tutto, non avere nulla di personale, non vedere mai la propria famiglia, vivere nello stesso posto. È sicuramente una scelta fortissima. È
e ci vuole anche una certa maturità e responsabilità per poterlo fare. E io credo che lo sport insegni molto questo, e sicuramente lei si è portata dietro quello che lo sport le ha insegnato, quindi il sacrificio, il non mollare anche nei momenti di difficoltà della sua scelta quotidiana, che sicuramente ci saranno come in ogni vocazione, però credo che lei porti con sé anche questa resistenza alla fatica, al sacrificio. È sicuramente frutto un po' dell'insegnamento che lo sport ci dà. Certo. Molto Torniamo a te, Ilaria, una domanda per te. Ricordo dello scudetto del 2008, appunto con la Lazio. Ah, Ricorderai? mamma mia, è una delle gioie più grandi che mi ha regalato la pallacanestro in tutti questi anni. Tra l'altro, ho un ricordo perfettamente chiaro degli ultimi 20 secondi. È stata una proprio sul filo del rasoio. Non ricordo benissimo il punteggio, ricordo solo eravamo sotto di un punto, mancavano circa 17-18 secondi, io attacco, tiro, sbaglio, per la frustrazione rimango nella metà campo, quindi tardo a tornare in difesa. Loro prendono la palla, attaccano, sbagliano, perché mi ricordo Formica, se non sbaglio, aveva fatto una di loro. Allora poi mi lanciano la palla a me, io faccio due palleggi, due tre palleggi, faccio una finta, l'avversario salta, che tra l'altro è una ragazza che gioca anche in A1, con cui mi scontro spesso La durante gli dotto, anni, guardi sì, la dotto, e mi faccio questa finta, tiro con le mani che mi tremano, non so come la palla sia entrata perché veramente stavo tremando, la palla entra e quindi mancano 4 secondi così. Loro poi vanno in attacco, sbagliano e noi li abbiamo vinto. È stata una gioia, ma più che altro perché nessuno ci dava per favorite, eravamo assolutamente, nessuno nemmeno ci dava per finaliste. E invece noi siamo arrivati alla primi per vittoria. pronostico di tutti, quindi questa è stata una cosa grandissima, bellissima. Pazzesco. Io volevo Comunque, chiedere. dicevo. Ah, scusate, scusa. No, 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 va, questa poi è la domanda finale, vai. No, l'ultima domanda per te è sempre seria. Hai recentemente postato qualcosa di importante sul tuo profilo Facebook per quanto riguarda appunto l'importanza dello sport a livello dilettantistico, diciamo che in realtà non è dilettantistico. Vuoi condividere con noi un pochino questo tuo pensiero? Sì, io credo che già il dilettantismo in sé non accoglie chissà quali tutele. Noi, essendo dilettanti, non abbiamo una tutela previdenziale assicurativa, quindi non ci viene riconosciuto nessun contributo, non abbiamo un TFR quando smettiamo di giocare, non abbiamo diritto ad una pensione, abbiamo un indennizzo assicurativo solo se ci facciamo veramente male, quindi infortuni veramente gravi, abbiamo contratti di 8-9 mesi. Insomma, non abbiamo una serie di tutele che i professionisti non hanno. Tutto lo sport femminile è dilettante, è considerato dilettantismo. Lo sport maschile, quasi tutto, tranne pallacanestro e calcio, degli sport di squadra. Questo lo trovo veramente ingiusto. Poi, in questa situazione di emergenza, sento solo chiacchiere da parte del governo, da parte del ministro dello sport, dato che parliamo di sport. E io penso che così le società sportive, le associazioni sportive rischiano veramente di scomparire, perché i danni che hanno subito, perché vivono di sponsor. Gli sponsor, avendo subito dei danni incredibili, come fanno a promettere di dare dei contributi per la stagione prossima? Tra l'altro, molte di noi non hanno diritto ai compensi, che i nostri contratti vanno fino al mese di maggio. Con questa situazione noi non abbiamo diritto alle mensilità di aprile, di maggio e neanche a quella di marzo. Cioè, quindi è un grande danno questo per noi. E quindi era uno sfogo che io ho un po' fatto su Facebook scrivendo quel post lì, chiedendo insomma che il governo finisse davvero, perché non si può lasciare il mondo dello sport dilettantistico così al suo destino, e pensare solo a quando riprenderà il calcio. Va bene, il calcio è un grande business, questo lo sappiamo, e deve riprendere, giusto così, però bisogna dare degli aiuti economici alle società sportive, alle associazioni sportive.
secondo me. Giustamente. Sì, condividiamo, penso qua. Quindi mi auspico che sia così. Allora. Ma difficilmente sarà così perché molte chiacchiere e pochi fatti, come al solito Ale, io volevo all'italiana. aggiungere una cosa un attimo. Sì. La Lega Basket Maschile, comunque, che è una lega di tipo professionistico, ha comunque dei problemi con il professionismo, soprattutto nelle società minori che faticano a sostenere questa situazione, e sta chiedendo di passare al semiprofessionismo insieme alla Lega Pro di Calcio. Credi che il semiprofessionismo possa essere la soluzione a questo problema? Ma io credo sicuramente nel femminile il professionismo non è la scelta giusta perché i costi sarebbero troppo elevati per le Infatti, società e sì. quindi molte rischierebbero di scomparire, tant'è vero che la maschile adesso vuole chiedere di fare un passo indietro perché insomma la tassazione è altissima, eccetera, eccetera. Quindi io non sarei per un professionismo, quanto per un semiprofessionismo, anche lì poi bisogna capire cosa si intende per semiprofessionismo. Sicuramente sarebbe bene riconoscere una serie di tutele che oggi non ci sono, che sono un po' quelle che dicevo prima. Quindi i costi purtroppo sono enormi, quindi o devono intervenire le federazioni, il CONI, il governo, sicuramente il Ministero dello Sport, non so, potrebbe intervenire con una defiscalizzazione per le imprese che hanno le società sportive, questo potrebbe essere una grande soluzione o potrebbe aiutare, insomma, accollandosi gli oneri fiscali per la contribuzione. Insomma, bisognerebbe sedersi e cercare di trovare delle misure che non facciano morire le società, ma che nello stesso tempo diano comunque delle tutele ai giocatori, agli allenatori, ai dirigenti, a chi intorno ad una società proprio lavora. Quindi, penso Sì, questo. certo. Vabbè, ragazzi, avete altre Chiarissimo. domande? A posto, No, questa no, era io chiarissimo chiaramente. concluderei con una domanda. Ci chiedono quando Terry campi a giocare in Sicilia. Quando me lo chiedono, quando mi Quando? vorranno. Ci lasciamo Non rispondo in tutti. siciliano, però rispondo in italiano. Va bene, ringraziamo Sarebbe Ilaria una per gran cosa. essere stata con noi. Grazie, Ilaria. Grazie Grazie a voi, è stato un piacere, grazie a voi. Ciao, una buona serata. E Buona serata, ciao ciao, ciao a tutti. allora eccoci qua. Oggi abbiamo sforato di tanto. Alla grande. Oggi comunque facciamolo vedere, abbiamo indossato delle magliette perché era sabato pomeriggio, perché ci ricordiamo che il sabato noi solitamente eravamo o nei campi o a guardare partite. E quindi niente, rimane questa dolce nostalgia. Ci rivediamo sicuramente fra pochi giorni. Uscirà la data come al solito sui social. Allora, un saluto, Roberto Quartarone. Ciao a tutti, oggi tanti, tanti argomenti, spero che vi siano interessati comunque, anche se siamo stati un pochino più lunghi del solito. Grazie Un saluto anche da Gaetano Gorgone. mille. Buonasera a tutti, durante questa diretta non abbiamo detto pezzi grossi, quindi la prossima volta pezzi grossi. La prossima volta lo diremo perché lo saranno. Va bene, grazie mille, buona serata. Alla prossima. Buonasera.